L'organizzazione Rugby nei Parchi ha scelto Napoli come prima tappa di questo tour che verrà fatto pure in altre città. Significa molto per la città e per il territorio. Noi abbiamo bisogno di creare interesse, passione in questi ragazzi, in questi genitori con lo strumento dello sport, quindi superare poi pure i confini dello sport. Quinta edizione per Rugby nei Parchi. La manifestazione che coinvolge Napoli, Roma, Asti, Verona, Ravenna e Milano, con 6 parchi metropolitani ad ospitare la palla ovale, coinvolgendo bambini dai 6 ai 13 anni. Finora oltre 10.000 sono stati i partecipanti nelle edizioni precedenti ed a Napoli sarà la splendida cornice del Parco Virgiliano ad ospitare la manifestazione sabato prossimo in un happening non solo sportivo, dato che tradizionalmente l'esperienza di gioco del rugby coinvolge i ragazzi nella condivisione dei suoi valori, quelli del rispetto e della lealtà. Ho visto un entusiasmo straordinario e allora abbiamo deciso di farlo qua. A dicembre siamo venuti a vedere la location, abbiamo visto il Parco del Virgiliano, me ne sono innamorato, è un posto straordinario, lo metto fra i primi 5 nel mondo come panorama e dunque è stato veramente un grandissimo onore poterlo fare anche a Napoli. Riapriamo il Virgiliano attraverso la promozione di uno sport importante che è il rugby, lo facciamo in una giornata, un sabato dove saranno presenti numerosissimi bambini, soprattutto per far sì che il rugby napoletano apra sempre di più le porte a tanti ragazzini che vogliono, come dire, attraverso questo sport promuovere iniziative sociali. È importante, credo, farlo in quel luogo, in uno dei luoghi più straordinari, dei parchi più straordinari della città, e sicuramente questa amicizia che esiste tra il rugby e il Comune di Napoli potrà portare sicuramente risultati migliori, soprattutto per la promozione del rugby a Napoli, e lo facciamo attraverso, insomma, questa iniziativa, ma anche attraverso altre iniziative che stiamo promuovendo in questi ultimi mesi.